In-out che cos'è e che benefici porta? Allora, in-out è una disciplina il cui nome deriva dal fatto che si può fare all'aperto o al fuori, all'outdoor. Questo perché? Perché non sempre possiamo avere l'opportunità di avere una struttura nel quale fare l'attività fisica. Quindi non servono attrezzi, l'unico attrezzo che realmente serve è il corpo. Tutto il resto sono accessori, quindi io posso usarli come non usarli. In-out si compone di tre fasi, una fase di riscaldamento che viene da discipline olistiche quali lo strength yoga, una fase invece in cui si lavora sull'interval training ad alta intensità, quindi quello che oggi è definito HIIT, nel quale si lavora sull'apparato cardiovascolare, e una parte invece in cui si cerca il riequilibrio della persona attraverso esercizi di core stability e di balance dinamico. Questo perché? Perché la preparazione attraverso la parte dello yoga serve per rilassare la mente e prepararla a fare un'attività muscolare. L'high intensity interval training serve per avere una grossa risposta sotto il profilo metabolico, quindi dal dimagrimento al miglioramento delle capacità prestative per un atleta, eccetera. E tutta la parte del balance è fortemente utilizzato per gli aspetti posturali.